Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di colposcopia e per farlo ho il piacere di essere ancora una volta in collegamento da Aci Reale in provincia di Catania con la dottoressa Emanuela Bartolo. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera, grazie. Grazie di avermi nuovamente invitato. Sono con piacere tra di voi. Dottoressa, è un vero piacere rivederla. Quindi oggi in questa puntata ci occuperemo di colposcopia. Che cos'è? Allora, la colposcopia è un esame diagnostico che viene effettuato anche in ambulatorio, quindi non necessariamente bisogna recarsi in ospedale, ed è un esame di secondo livello, effettuato più che altro quando la citopatologia lo richiede. Quando è indicato questo esame, dottoressa? Allora, la colposcopia è indicata principalmente quando vi è un papo test alterato, cioè l'esame che viene eseguito normalmente ogni anno alla visita di controllo presso il vostro ginecologo può dare come esito appunto una lesione temibile da papillomavirus, che è l'agente più temuto sulla cervice uterina. In questi casi appunto sarà consigliato eseguire un esame di secondo livello, quale la colposcopia. O ancora, durante la visita di controllo, il vostro ginecologo potrà ritenere opportuno per una visualizzazione ad occhio nudo della cervice uterina anomala, di eseguire appunto un esame più approfondito, quale la colposcopia, o anche se la paziente dovesse manifestare, quindi esprimere dei sintomi, quali dei sanguinamenti anomali fra un ciclo e l'altro, o addirittura magari dei sanguinamenti durante i rapporti. In questo caso, appunto, il vostro ginecologo di fiducia potrebbe consigliarvi di eseguire la colposcopia. Dal punto di vista pratico, come si esegue una colposcopia? Allora, la colposcopia utilizza un macchinario che è il colposcopio, è una macchina che permette di avere una forte risoluzione, un forte ingrandimento sul collo dell'utero e il ginecologo attraverso questa macchina, utilizzando dei particolari coloranti sulla cervice uterina, visualizza a forte ingrandimento, appunto e risoluzione, come dicevamo, la cervice, quindi in tutte le sue parti, permettendo di vedere ciò che ad occhio nudo spesso e volentieri non è possibile visualizzare. È un esame doloroso? No, assolutamente la colposcopia non è un esame doloroso. Quello che avverte la paziente è lo stesso che avvertirà durante un semplice pap test, quindi la posizione dello speculum in vagina. Quindi il fastidio dello speculum avvertito durante un pap test è lo stesso fastidio che si avverte durante la colposcopia. Anche i coloranti utilizzati, che sono l'acido acetico e il lugol, non sono dei coloranti né nocivi né avvertiti dalla paziente. Quindi serve soltanto all'operatore che esegue l'esame per poter visualizzare nel dettaglio quello che è presente o no sulla cervice. Nel caso in cui, dottoressa, il risultato dovesse essere patologico, in che cosa consiste la cura? Allora, sì, nel caso in cui dovesse risultare una qualche infezione sul collo dell'utero, qui per esempio vedete come potrebbe esserci una cervice normale, che è quello che noi ci auguriamo sempre in alto a sinistra, o un quadro invece patologico che va dalla lesione più lieve in basso a sinistra, fino alla lesione un po' più avanzata in basso a destra, fino al temuto cancro in alto a destra, che altro non è che la conseguenza di anni e anni. Quindi da questo punto di vista, per fortuna, il papillomavirus ci dà il tempo di intervenire sul collo dell'utero. Infatti, la latenza su questo, quindi la replicazione del virus, è molto lenta. Si parla di circa 10 anni prima che un collo dell'utero infettato da questo virus possa manifestare il cancro. Quindi, ovviamente, la cura si baserà su ciò che riscontriamo al quadro colposcopico. Nel caso in cui vi sia una lesione di basso grado, dicevamo, e la paziente verrà trattata farmacologicamente, e ricordando sempre che il virus è un parassita intracellulare obbligato, quindi necessita del sistema immunitario personale per poter essere disattivato e quindi eliminato dall'organismo, e in questo consisterà la cura, cioè nell'aiutare appunto l'organismo stesso ad eliminare il virus, fino allo stadio più avanzato che potrebbe richiedere un trattamento chirurgico, seppur mini-invasivo, quale la conosciuta anche come conizzazione del collo dell'utero, che utilizza un'ansa termica che permette di
e scindere proprio una parte ampia della lesione, come vedete appunto qui, e essere certi che sia tolto tutto il cono profondo che possa aver sviluppato la lesione, quindi in profondità sul collo dell'utero. La LIP non è un esame anche questo doloroso, viene effettuato con la paziente vigile, quindi viene effettuata soltanto un'anestesia locale e permette una risoluzione più delle volte al 100% del problema. Dottoressa, oggi si sente spessissimo parlare di vaccini. Esiste un vaccino per l'HPV e lei lo consiglia? Sì, ormai da parecchi anni esiste il vaccino, fortunatamente, per l'HPV. È un vaccino che nacque come il Cervarix, quindi che copriva soltanto pochi ceppi, per poi man mano con il progredire della scienza siamo riusciti ad ottenere un vaccino che ad oggi si chiama Gardasil 9, che appunto copre 9 ceppi che sono poi i più pericolosi del papilloma virus, e tra cui per esempio ricordiamo il 16, il 18, il 31 e il 33, che sono poi quei ceppi di papilloma virus, che ce ne sono veramente tanti, e si parla di centinaia di ceppi, ma questi sono quelli che più frequentemente possono portare allo svilupparsi del cancro. Il vaccino viene eseguito ad oggi in maniera facoltativa, anche se ci auguriamo che prima o poi possa diventare fortemente consigliato nelle fasce di 12-14 anni, quindi alle ragazzine, ma anche sui bambini, quindi sui maschietti, ad oggi viene consigliato alle mamme di eseguirlo. Può essere comunque, non dimentichiamo, eseguita in tutte le fasce di età della donna fertile, quindi dai 12 ai 49 anni la donna può eseguire il vaccino, purché sia informata, quindi dal ginecologo, e consapevole di quello che fa, e può eseguire il vaccino se, a maggior ragione se si dovesse trovare una positività appunto del papilloma virus. E il vaccino io lo consiglio assolutamente, è un vaccino innocuo, consiste in 3 dosi che vengono fatte nell'arco di un anno, non dà importanti effetti collaterali se non quelli comuni ai normali vaccini, quindi un po' di dolore nel sito di iniezione, qualche linea di febbre, ma veramente niente di importante rispetto alla protezione che può sviluppare la paziente nei confronti del papilloma virus. Benissimo, dottoressa Bartolo, io la ringrazio moltissimo sia per la chiarezza con cui lei ci ha descritto questo esame e anche per i consigli che ci ha dato. Grazie. Di niente, grazie ancora a voi per l'invito e per permettermi di parlare di un tema così importante qual è la prevenzione del collo dell'utero. Grazie ancora, dottoressa, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.